questo episodio la sicurezza è in stato di allerta. Lei ce l'ha il porto d'armi? Oh. Cerca! I cani poliziotto fanno delle ricerche. Questo è un esplosivo al plastico. Mentre una passeggera è tutt'altro che in allerta. Per me è assurdo. Sì, sì. Aeroporto internazionale di Edmonton, il più a nord dei grandi aeroporti del Canada. A 0 minuti. Con 8 milioni di passeggeri all'anno e 400 voli al giorno. Era una giornata tranquilla, ora è un caos. È un caos, ma va bene. È compito dei 6.000 operatori, assistenti e direttori. Incredibile! Tolleranza zero sui nostri aerei. È assolutamente ubriaca. Fare in modo che tutto proceda. È una questione di minuti. A terra e in volo. È in orario, fantastico. Perché questo aeroporto non chiude mai. L'aeroporto di Edmonton offre centinaia di destinazioni al mondo ogni giorno. Alla compagnia olandese è un'altra intensa giornata di voli internazionali. Avete fatto il check-in online? Con un volo pieno diretto ad Amsterdam, il manager Michael Bottarazzi e il supervisore del servizio clienti Carla Van Straten assistono al completamento del check-in. Dove vado? A un banco. Devono trasferire 243 passeggeri al gate in 90 minuti. Bene, da questa parte. Anche la squadra di calcio FC Edmonton deve partire con tutto lo staff per partecipare a un torneo all'estero. L'imbarco è al gate 64. Siamo all'Edmonton. Giochiamo nella Lega Calcistica del Nord America. Io adoro il calcio. Giochiamo 15 partite fuori casa. È la prima volta che andiamo oltreoceano. Di solito giochiamo nel Nord America, in Porto Rico. Quindi speriamo di non perdere. Vuole spedire 2 valigie? Far partire la squadra è un lavoro estenuante. Carla e l'hostess di terra, Tania Robertson, devono contare le valigie da spedire. Qui ci sono le valigie extra con tutti i nomi dei proprietari. Bene. C'è l'attrezzatura per gli allenamenti, gli scarpini e tutte le divise. Ci sono 15 valigie extra piene di attrezzature, sia quelle mediche che quelle per gli allenamenti giornalieri. C'è anche il lettino per i massaggi. Il bilancio dei bagagli extra della squadra è aumentato. In totale sono 66 bagagli e 22 sono in più. Sono $2.640 in eccesso. Sì, sapevo che ci sarebbe costato. Ci è già capitato. La maggior parte dei passeggeri, compresa la squadra di calcio, ha superato i controlli. Tutto procede bene. Poi una famiglia al banco della compagnia scopre di avere un problema serio. Non c'è il biglietto del bambino. Il numero non ci risulta. Il biglietto elettronico non è associato al passeggero. Purtroppo senza biglietto non possiamo creare una carta d'imbarco. Karim e Shika Malhotra devono andare in India per 2 matrimoni. Hanno comprato i biglietti tramite un'agenzia di viaggi online, compreso quello per il figlio. Ma la registrazione elettronica di quel biglietto non risulta alla compagnia e non c'è traccia dell'acquisto. Li abbiamo chiamati per assicurarci che ci fosse e l'abbiamo pagato. Ci hanno detto che non potevano darci il numero del biglietto, ma che l'avremmo potuto stampare al banco del check-in. Già, è frustrante. È il suo primo viaggio e abbiamo fatto tutti i passaggi necessari prima di portarlo con noi. Le ho lasciato i dati della carta di credito per comprare il biglietto. E l'ha comprato subito dopo? Sì. Allora un attimo, controllo di nuovo il file. No, non mi risulta. Potrebbe chiederle il numero del biglietto. Ha detto che l'avremmo trovato in aeroporto. Se ha il numero, non ci sono problemi. Carla ha solo 20 minuti prima che il check-in del volo chiuda. Se la famiglia non salirà sull'aereo, non parteciperà ai matrimoni. Non le ha spedito un file con i dati del biglietto? Gliel'ho chiesto, mi ha detto che non serviva, che ce l'avevate voi. No, doveva farlo. Già. Salve. Sì, vorrei parlare con Nicole. Le ho parlato più o meno 3 ore fa. Sono all'aeroporto, al banco del check-in, e ho comprato da voi un biglietto aereo per mio figlio. Per fare il check-in serve il numero del biglietto, ma gli operatori qui non riescono a trovarlo. Mi stanno dicendo che manderanno subito i dati. Dicono che c'è. Io vedo solo... Ci sono solo i 2 adulti. Chi è l'agente di viaggio? Salve, ha il numero del biglietto?
Quanto tempo ci vorrà? Perché stiamo imbarcando e ci serve adesso. Mi dispiace, vorrei che ci fosse una soluzione più rapida. Perché ci fanno questo? Abbiamo già pagato. Sì. Abbiamo parlato con chi di dovere. Sì. Non va affatto bene. No. Con 2.800 ettari, quello di Edmonton è l'aeroporto più grande del Canada. Grazie alle sue dimensioni, può ospitare la base operativa dell'aeroambulanza del Servizio Sanitario di Alberta. I pazienti di Alberta arrivano qui con l'aeroambulanza per effettuare delle procedure mediche e poi sono ricondotti a casa. Il Servizio Sanitario di Alberta ha un centro di emergenza in un grande hangar che può ospitare ambulanze aeree e di terra. Oggi sono arrivati molti pazienti da zone remote per via aerea grazie a questo servizio. Faranno la dialisi e le successive visite mediche. Faccia con calma. Bene, così, perfetto. Dopo essere passati dal triage, le ambulanze di terra li porteranno ai loro appuntamenti. Natasha Schiebelbein aiuta questi pazienti ogni giorno. Sono a capo delle operazioni di squadra, quindi mi occupo di tutto quello che accade qui. Trasporto i pazienti avanti e indietro, assicurandomi che il lavoro venga svolto bene. Lei salirà sulla prima ambulanza. È una giornata piena, arriverà un paziente bariatrico dall'ospedale. I pazienti bariatrici sono molto obesi. Spostarli in sicurezza è un'operazione difficile. Per i bariatrici dobbiamo usare un aereo da trasporto speciale, il Twin Otter. È leggermente diverso rispetto agli altri aerei che usiamo. Il paziente viene imbarcato tramite dei macchinari. C'è una barella elettrica, si tratta di una barella più larga e più resistente. Il telaio è più grande per gestire meglio i pazienti obesi. Usiamo un argano e un martinetto elettrico per sollevare i pazienti, non lo facciamo noi. È anche più confortevole per loro. Siamo all'interno del velivolo Twin Otter. Fra gli strumenti abbiamo ossigeno, compressori, dispositivi di aspirazione e un'unità mobile in un aereo. A differenza degli altri è più spazioso. Il lettino è posizionato al centro. Il paziente è imbarcato tramite una barella di sollevamento elettrica posta su di una passerella. Poi viene legato, messo in sicurezza. Stiamo aspettando l'arrivo del paziente per poi condurlo fino a Peace River. Ha un tumore alla vescica. È stato sottoposto a vari interventi e ora è pronto a tornare a casa. Il paziente Gary Jarvis vive a Peace River, a 480 chilometri di distanza. Edmonton è la città più vicina dove può ricevere le cure. Natasha e Rob sanno che il paziente è ancora debole per l'intervento e non sarà in grado di camminare. Questa è una barella elettrica, può sostenere grossi pesi come quelli che trasporta. Li sostiene in modo meccanico e li solleva per noi, fino a 317 kg. Al check-in della compagnia, Michael e Carla devono risolvere il problema di Karim e Shika Malhotra. Il biglietto del figlio che hanno acquistato non risulta nel sistema. Restano 10 minuti per rimediare alla situazione o la famiglia perderà il volo e due matrimoni in India. Ho comprato un biglietto per mio figlio, viaggia con me. Però agli operatori non risulta. Anche se è presente in un altro sistema, noi qui non siamo in grado di vederlo. Se avessero il numero del biglietto, forse potremmo inserirlo manualmente. Senza, purtroppo, non possiamo procedere alla stampa. Vuole parlarle un secondo? Pronto? Salve, sono Carla della compagnia olandese. Vedo i dati della prenotazione, ma non c'è il numero. Può darmelo lei, per favore? È questo il problema. Nemmeno io ho il numero del biglietto. Il cliente ha chiamato diverse ore fa per risolvere la questione. Ha dato il numero della carta di credito alla signorina Posso Nicole. Posso ridarle il numero? Gli ha detto che... È incredibile. Ha detto che avremmo dovuto visualizzarlo nel nostro sistema, ma non c'è. Se controllo il file, il numero del biglietto non risulta. Mi ha messo in attesa. Ci serve solo il numero. Lui ha pagato il biglietto e a noi serve il numero. Possiamo prenotarne un altro. Richiede... Ne compro un altro. Ci vuole troppo tempo. Una prenotazione richiede tempo. E Michael non vuole farne una nuova perché rischierebbe di far pagare al cliente un biglietto che potrebbe avere già acquistato. Vuole prima ottenere il numero del biglietto. Il problema è che voi non avete una soluzione. La state chiedendo a me. Ma io ho già fatto la mia parte. Lo sappiamo, non vogliamo... Lui sta piangendo. Perché dobbiamo subire tutto questo?
Al banco del check-in della compagnia, i passeggeri Karim e Shika non sanno cosa sia successo al biglietto del figlio che hanno acquistato tramite un'agenzia di viaggi online. Perché ci fate questo? Abbiamo pagato. Sì. E parlato con chi di dovere. Sì. La conferma della transazione? Sì, gliel'ha data esatto. La ragazza per telefono. Me l'ha detto confermato lei. Al telefono. Dice che l'ha pagato. Si ricorda quanto le è costato il biglietto? $123. $123. Più il 10%. Dicono che non le hanno addebitato l'importo. Non l'hanno elaborato. Non è stato acquistato. Michael ha scoperto che il pagamento del biglietto non è mai stato elaborato. Gli restano pochi minuti perché è già iniziato l'imbarco. Attenzione, prego. Imbarco al gate 64 per il volo 676. Così non ci siamo. No. Quanto tempo ci vuole? Stiamo imbarcando e serve il biglietto. Nella struttura del servizio sanitario di Alberta, all'interno dell'aeroporto, la squadra dell'aeroambulanza guidata da Rob e Natasha è pronta ad accogliere un paziente affetto da tumore maligno che deve essere trasportato alla città di Peace River. Adesso lo portiamo nella stanza di transito per disporlo sull'altra barella. Il paziente è stato operato per un tumore alla vescica. Questo e il suo peso rendono più complicato il suo trasporto sull'aereo. Pronti? Abbassatelo. Il velivolo è già pronto. Ora lo trasferiamo sulla barella speciale e poi lo imbarchiamo sull'aereo. Indebolito dall'intervento, il paziente riesce a malapena a stare in piedi. Di solito mi appoggio al deambulatore. Bene. Quindi mi serve qualcosa per sostenermi. Trevor l'aiuterà a camminare. Sì, l'aiuto io. Bene. Ce la faccio. Ci siamo quasi. Ho bisogno di aiuto. Sicuro che non sia troppo alto? Sì. Devo fermarmi per un secondo. Quando vuole? Si aggrappi lì. Sì, così. Perfetto. Potrebbe spostare la spalla, per favore? Ci provo. Sono tutti bravissimi. Pronto a volare? Mai stato così pronto. Il capo delle operazioni, Rob, collega la barella all'argano per trasportare il paziente sull'aereo. È una bella giornata, davvero fantastica. Si fa così ad Alberta. Lo solleviamo più in alto. Così la gravità lo farà scivolare nell'aereo. È andata bene con il paziente. L'imbarco è stato perfetto. L'equipaggio è pronto a volare fino a Peace River. L'aeroambulanza è un'ancora di salvezza per le comunità del nord, ma non è l'unico mezzo disponibile. Dall'altra parte della pista è pronta un'altra equip medica. Possiamo partire. Il servizio salvavita assicura il trasporto via elicottero per pazienti in gravi condizioni. Grazie a questo team, gli abitanti delle zone più remote ricevono le migliori cure in un elicottero attrezzato come un'unità mobile per i traumi. Oggi i paramedici faranno pratica con un paziente speciale. Non riesco a respirare. Sono stanco. Aiuto. Jim, so che ha difficoltà nel respirare. Adesso d'accordo. Le dico quello che faremo. Ora la addormenteremo. Va bene. E la intuberemo per darle ossigeno. Va bene. Ci prenderemo cura di lei. Non riesco a respirare. Ogni mese c'è una simulazione col manichino. Ci affidano un caso particolare. Io e Deb dobbiamo occuparcene. Ora respiro con lei mentre si addormenta. È una simulazione di fedeltà. Il manichino reagisce alle azioni. Dando dei paralizzanti smetterà di respirare. Iniettando dei fluidi il battito aumenterà. Si comporta come un paziente vero. Noi cerchiamo di essere precise per imparare. Parametri vitali stabili. Ora imballiamo tutto, saliamo sull'elicottero e torniamo a lavorare. Al banco della compagnia, Karim e Shika Malhotra hanno scoperto di non avere il biglietto aereo per il figlio. È ridicolo. E il manager Michael Bottarazzi ha verificato che il pagamento di quel biglietto non è mai stato elaborato. Non va affatto bene. No. A pochi minuti dalla chiusura del check-in, Michael deve rimediare alla situazione e gestire il passeggero che è sempre più agitato.
Mi faccio aiutare da qualcuno, grazie. Michael deve risolvere il problema. Ho bisogno di aiuto, per favore. Devo acquistare un biglietto e stiamo imbarcando. Per poter imbarcare, il biglietto deve essere creato ed elaborato. Poi il numero deve arrivare subito a Michael. Tre persone mi hanno detto che era tutto a posto. E invece non è così. Va bene, mi segua. Sì. Michael ha fatto tutto il possibile. Ma sarà sufficiente? Ci siamo. Ecco la ricevuta del pagamento. 236 236 2926 2926. Quando salirete sull'aereo ad Amsterdam per Delhi, dovrà consegnare i biglietti di suo figlio. Questo è il Delhi Amsterdam e Amsterdam Toronto al ritorno, e va bene? Da Toronto per Edmonton con un'altra compagnia, è un volo nazionale. Al ritorno abbiamo un volo diretto per Edmonton da Amsterdam. Noi facciamo Delhi Amsterdam, Amsterdam Edmonton. Ho commesso un errore. L'aeroporto internazionale di Edmonton dispone di misure di sicurezza rigorose. Al suo interno ha un distaccamento della polizia canadese aperto ogni giorno a tutte le ore. La polizia usa la struttura per addestrare i cani a scovare eventuali minacce di terrorismo. Cerca! I cani sono addestrati a individuare droghe e bombe. E sono eccezionali in quest'ambito. Bravissimo! La polizia canadese si è impegnata molto nell'addestramento dei cani. Oggi ci saranno dei test di valutazione in varie zone dell'aeroporto. L'agente Joel McCowan e il suo cane Bolt faranno l'esame annuale. Bolt dovrà trovare tutti i materiali esplosivi nascosti. Se fallirà, sia lui che Joel dovranno rifare l'addestramento. Tornerebbero operativi solo dopo averlo completato. Facciamo i test una volta l'anno. Si allenano 3-4 volte alla settimana. Useremo dei veri esplosivi. Questi sono Data Primes. Sono come la miccia che scatena una carica esplosiva più grande. In pratica si possono modellare e attaccare su qualsiasi superficie. Sono come il pongo, vanno premuti bene per fissarli. Abbiamo nascosto gli esplosivi. Li lasciamo in posa per 15 minuti. Poi i cani usciranno uno per volta. Cerca! Questi cani possono trovare esplosivi 30 volte più velocemente rispetto agli umani. Non c'è odore di esplosivo ovunque. Ci sono posti in cui questi cani non hanno nulla da trovare. Devono essere in grado di individuare la zona giusta. Ha trovato l'esplosivo sulla sedia a rotelle. Si è seduto e l'ha fissa. Il mio compito è di premiarlo perché l'ha trovato. Bravo! Ottimo lavoro, Bolt! L'hai trovato! Annusa più velocemente. Devo osservare i suoi comportamenti. Sta facendo un ottimo lavoro. Nella prossima prova, gli esplosivi vengono posti in una posizione più elevata. Ci assicuriamo che fiuti anche le zone in alto. Mettiamolo sulla cabina telefonica. Se Bolt supera questa prova, andrà a quella successiva. Lo nascondo qui dietro. Cerca! Ci sono milioni di nascondigli possibili. I cani sanno come scovarli. Al banco della compagnia, il manager Michael Buttarazzi ha ottenuto il biglietto per il figlio dei passeggeri Karim Shikal Malhotra. Purtroppo, però, l'itinerario è sbagliato. Dammi il numero di biglietto. Il biglietto. Ora Michael deve emettere un altro biglietto, ma ha poco tempo per far salire la famiglia a bordo. Ci serve la sua carta di credito. Non so quanti soldi mi abbiano già addebitato. Carla? Sì? Ora devi annullarli. Gli diamo i nuovi biglietti. Grazie, arrivederci. Mi dici il numero? 006-214. Sì, continua. 244
2063. Due adulti e un bambino. Li facciamo passare ai controlli di sicurezza, va bene? Grazie. Consegni questi all'imbarco da Amsterdam per Delhi. Amsterdam-Delhi, al ritorno farete Delhi-Amsterdam e Amsterdam-Edmonton, va bene? La mia collega vi accompagnerà ai controlli. Attenzione, prego. Grazie. Ci siamo quasi. Vi porto alla zona d'imbarco. Ero molto arrabbiato, ma ce l'hanno fatta. Quindi adesso sto bene. Fate buon viaggio. Ci vediamo al ritorno. Sono contenta che il problema si sia risolto e che possiate partire. Sono felice di imbarcarmi. Abbiamo ottenuto anche il biglietto di ritorno per il bambino, quindi non avrà problemi. E potrà riposare tranquillamente. Ogni giorno allo scalo merci di Edmonton presso l'aeroporto arrivano oltre 200 consegne. Quell'aereo è appena atterrato. Il direttore dello scalo merci, Bruce Carton, ha visto delle consegne interessanti. Dai serpenti agli iguana, dai cadaveri e le bare fino a un grande riccio. Oggi arrivano dei pesci. Pesci tropicali atterrati in un posto con temperature sotto zero. Bruce deve assicurarsi che il carico arrivi indenne, con tutte le squame. Dobbiamo scaricare dei pesci tropicali vivi provenienti da Fort Lauderdale, in Florida, per portarli nella struttura dove fa più caldo. 16 contenitori con 500 pesci sono partiti dalla Florida 10 ore fa. Non possono restare al freddo. Trattandosi di un carico di merce deperibile e anche sensibile, l'abbiamo trasferito qui in mezz'ora. Il cliente, che è tornato dalla dogana canadese, ispeziona il carico per assicurarsi che sia a posto. Hanno fatto un bel viaggio dalla Florida. La consegna è andata a buon fine? O è stata un fallimento? È così che mi piace vederli, e non a pancia in su. Ogni giorno all'aeroporto di Edmonton degli oggetti che i passeggeri cercano di portare a bordo vengono sequestrati. Scoperti dai raggi X o dal metal detector, questi oggetti sono spesso messi da parte fino al ritorno del passeggero. Oggi gli addetti alla sicurezza hanno sequestrato questa. Qualcuno ha cercato di far passare una motosega ai controlli di sicurezza. Qui se ne vedono molte. Non possono portarla come se fosse una valigia, altrimenti non potrebbe mai superare i controlli. Edmonton si trova al nord. Caccia e selvicoltura sono parte della vita quotidiana. Ma le armi che un passeggero porta in aereo sono un'altra storia. Qualcuno ha cercato di portare questo. Era attaccato alla cintura. Ecco perché la sicurezza dell'aeroporto di Edmonton è sempre in stato di allerta. Al check-in, quando la valigia è messa sul nastro trasportatore, passa sotto vari controlli ai raggi X per assicurarsi che non ci siano elementi che possano compromettere la sicurezza dei passeggeri e del personale. Oggi, lo scanner ha scoperto qualcosa che potrebbe rivelarsi pericoloso per i passeggeri della compagnia. La sicurezza chiama Michael Buttarazzi, che dovrà parlare con il passeggero interessato. Sta viaggiando con un fucile? Fucile da caccia. Ce l'ha in una custodia sospetta. La polizia vuole parlare con lei. Oh. Mentre il volo della compagnia sta per imbarcare, il manager Michael Buttarazzi è stato informato che un passeggero ha un fucile nel bagaglio. Il passeggero ha un fucile? Un fucile da caccia. Bisogna ottenere un permesso per portarlo. Dipende dal tipo di fucile. È stato scoperto grazie ai raggi X dall'addetto al controllo bagagli. Vedremo se potrà portarlo. È un fucile a piombini. È per mio nipote, l'ho pagato $75. È a piombini. L'ho controllato con la dogana canadese. Mi hanno detto cosa fare, cioè di metterlo in una custodia a parte e nella valigia. La polizia vuole informarla che la prossima volta che porterà un oggetto simile dovrà avvertire la compagnia aerea. Le armi da fuoco vanno dichiarate ai paesi di partenza e di arrivo e alla compagnia, altrimenti la polizia canadese può ritenere la situazione pericolosa.
Ha parlato col governo canadese? Esatto. Però viaggia con una compagnia aerea europea, la quale ha anch'essa delle regole ben precise. Oh. Il passeggero non ha informato la compagnia, ha solo consultato le regole sul sito del governo canadese, ma per l'Europa e per la compagnia aerea le regole sono un po' diverse. Ci sono delle direttive precise. Bene, arriva. Mi segua. Mi segua. Ecco a quel signore. Con il cappello. Salve. Salve. Posso vedere un documento? Ha un porto d'armi valido? Certo, ce l'ho. Posso vederlo? Sì, ce l'ho qui con me. Le armi da fuoco devono essere dichiarate alla compagnia aerea. Passano attraverso i loro raggi X. E quest'arma non l'ha fatto. Quindi è stata solo esaminata da noi. L'arma in questione non ha munizioni ed è anche stata smontata, per questo potrebbe essere spedita. Quindi per noi può passare. Scusate per l'inconveniente. No, non si preoccupi. Buon viaggio. Grazie. Gli ho solo detto quale sia la procedura corretta in caso volesse viaggiare con un'arma da fuoco in futuro. Non era una minaccia, era a posto. Sì. Anche se ha il via libera della polizia, deve ottenere l'autorizzazione della compagnia aerea. Sì, che significa? Tireremo fuori l'arma dalla valigia. Va bene. La lasceremo qui, ma la valigia sarà spedita, va bene? Sì. Va bene. La compagnia ha un proprio regolamento e noi dobbiamo rispettarlo. Abbiamo controllato i manuali e purtroppo un fucile non può viaggiare senza previo consenso. La famiglia potrà ritirarlo nei prossimi giorni. Il fucile è nell'ufficio della compagnia. Alla compagnia canadese, la hostess Caroline Martin sta assistendo Titus Niforne, che aiuta la madre a partire per il Cameron con 3 bagagli extra. Sono $225 per ogni bagaglio extra. Il peso non è importante. Ora serve solo il pagamento. Sono $225. Una volta era soltanto 100. Per ogni valigia? Sì. Posso farne diventare solo 2? Vuole spedire 4 valigie invece di 5? Esatto. Sì, va bene. Sì. Queste 2 sono incluse. Sì. Adesso sistemo i bagagli extra. Quindi, sì, ho capito. Avrebbe pagato $225 per 3. Così li pagherà solo per 2. Quindi, sì, è meglio. Succede spesso. Va bene? È divertente da vedere, mi piace. Se volete potete usare la bilancia per controllare il peso. No. Ho aumentato il peso di alcune valigie senza superare i 31 kg. Allora sono 4 valigie. C'è ancora questa. Oh, l'ha spedita? Non voleva che la spedissi? Dovevo infilare altre cose. Speriamo che vada tutto bene. Sì, non ti preoccupare, mamma. Sta tranquilla. Speriamo di non perdere niente. È stata spedita. Il pagamento deve farlo dal mio collega laggiù. Vada da lui e le spiegherà tutto quanto. Per le 2 valigie extra sono $400 in totale. Credevo di pagare $100 per ogni valigia, per un totale di 300. L'importante è che mia madre parta. Il resto non conta, specie i soldi. Bene, potete andare. Cerca! È giornata di esami per il poliziotto Joel McCowan e il suo cane Bolt. Dopo aver superato il test di localizzazione, ne farà uno più difficile all'interno del terminal. Non sappiamo dove sia l'esplosivo. Ci sono milioni di nascondigli possibili e i cani devono scovarli. Vieni, cerca! C'è solo un ultimo esplosivo da individuare nel terminal. Non ha trovato niente. E sembra fuori dalla portata di Bolt. Deve individuarlo, altrimenti non potrà fare i test successivi. Ci siamo. Si è seduto e lo fissa. È stupendo per noi agenti. Bravissimo! Sei stato eccezionale! Ottimo lavoro. Ha scovato tutti i nascondigli. È stato bravo. Bene. Ha un'ottima reazione. Bravissimo! Passiamo al prossimo. Il prossimo... È una giornata intensa, Edmonton.
soprattutto al check-in della compagnia. Se cancella il posto della signora, torna disponibile e può rivenderlo subito. Il responsabile del servizio clienti, Dave Coughlan, ha sempre dei problemi da risolvere. Grazie. E sta per arrivarne un altro. Vi scongiuro, devo arrivare a Providence per un funerale. La per passeggera favore. Lisa Hills doveva arrivare a Providence, Rhode Island, per un funerale. Ma il suo volo ha avuto dei problemi tecnici. Il mio volo è stato cancellato. Non posso arrivare in tempo a Providence per il funerale di mio padre. Deve trovare un volo alternativo per poter arrivare in tempo. Mi trasferiscono su un altro volo. Sto parlando con la rappresentante della compagnia. Sta inserendo i miei dati. Va a Toronto, parte alle 11:20. Non vedo la prenotazione. La hostess dice che non vede la mia prenotazione. Devo chiamare il responsabile, signora. Ho il funerale di mio padre domani. Non si preoccupi, troveremo una soluzione. Viaggiare può essere stressante per alcuni, lo so. Dovendo andare al funerale di suo padre, la signora è sconvolta. Fammi accedere al volo, la inserisco. Hanno trovato un volo che permette a Lisa di arrivare a Providence in tempo. Dave deve farle ottenere un posto, trattenendo l'aereo fino al suo imbarco. È l'unico volo disponibile e parte tra un quarto d'ora. Mi trasferiscono su un altro volo. La probabilità che Dave riesca a farla partire sta svanendo. Deve salire su un aereo che parte fra 15 minuti. Dobbiamo caricare le valigie, far passare la signora al controllo di sicurezza e poi farla imbarcare. Ma Dave scopre che adesso il tempo è l'ultimo dei suoi problemi. L'aereo è pieno. La passeggera Lisa Hills deve arrivare a Providence per il funerale del padre, ma il suo volo è stato cancellato. Non si preoccupi, troveremo una soluzione. Dave Coughlan ha trovato l'unico volo che la farebbe arrivare in tempo per la cerimonia. Ma purtroppo ha scoperto che è pieno. Se Lisa non salirà su quel volo entro 15 minuti, non parteciperà al funerale. Quel volo è pieno. Non ci sono posti disponibili. Vedremo se c'è un volontario disposto a cederle il posto, ma non possiamo garantirglielo. Se ci fosse stato un posto libero, l'avremmo scortata ai controlli e all'imbarco. Sono Dave. Dimmi, ti manca qualcuno? Ci sono posti disponibili? Dave chiama il gate e parla con lo steward André. Che succede? Ciao, sono Dave. C'è una passeggera del volo 8165 e l'abbiamo trasferita sul tuo volo. Deve arrivare a Providence. È stressante per tutti, ma dobbiamo essere gentili. I passeggeri possono arrabbiarsi o piangere, come ha fatto la signora. Non sai mai come possano reagire. Lisa è sempre più turbata e Dave ha un'ultima idea. Da passeggero speciale? Possiamo farlo? Di solito è un membro del personale. Un passeggero speciale è un dipendente della compagnia a bordo. Per le emergenze, il suo posto può essere ceduto ad altri. Ce ne sono a bordo? A 10 minuti dalla partenza è l'ultima possibilità per Lisa di partire. Dimmi se sei pronto. Sì, la faccio arrivare. C'è un membro del personale che viaggerà in cabina senza rinunciare al viaggio e lei prenderà il suo posto. Fatele il check-in. Sono Dave. Dalla rampa vi arriverà un bagaglio in ritardo per il 126. Grazie. Gate 52, le daranno il numero del posto. Vi ringrazio. Di niente. Ah, si figuri, signora, sono felice di aiutarla. Dave ha pochi minuti per far imbarcare Lisa, che deve ancora superare i controlli. La accompagno ai controlli di sicurezza e poi al gate. La faccio imbarcare e faccio chiudere il portellone. In 7 minuti. Vi ricordiamo di non lasciare i bagagli incustoditi. Starò meglio all'arrivo. Ho accompagnato la signora. Ci pensi tu, per favore? Vada pure, di nulla. Grazie. Si figuri. Viaggiare è stressante a prescindere. Abbiamo fatto il possibile per risolvere il problema, visto il suo momento difficile. E siamo soddisfatti.
Dopo una lunga giornata, è il momento di vedere se il cane Bolt supererà il test finale, quello di convalida, che avrà luogo su un Boeing 737. È il test di convalida. Si terrà a bordo di un aereo. Bolt è addestrato a scovare esplosivi e l'istruttore ha nascosto quelli che usano i terroristi. Dovrà trovarli tutti per poter lavorare in aeroporto. È stato addestrato a cercare fra i sedili, nella stiva, nelle cappelliere e nella cucina. Un altro cane è appena sceso. Siamo i prossimi. Il collare gli indica di cercare esplosivi. Cerca! Lo lascio esplorare da solo. Fa una ricerca rapida. Vediamo se riesce a scovare l'esplosivo senza il mio aiuto. Non lo vedo più. Vado a controllare che sta facendo. Senza di me si è seduto davanti al nascondiglio. Ha trovato dell'esplosivo qui dentro. Vederlo reagire così, senza il mio aiuto, è un successo per me perché ha agito da solo. Bravissimo! La prossima fase si svolge nella cabina anteriore. Bene, al lavoro! Cerca! Inizia ad annusare. Anche in questo caso lo lascio agire da solo. È in quel sedile. Vedete quell'oggetto bianco sulla torcia? È esplosivo al plastico. Anche se è nascosto, lui l'ha individuato. Per ora Bolt li ha trovati nella cucina di volo e nella cabina. L'ultima ricerca nel Boeing 737 sarà la più difficile. Deve individuare 50 grammi di esplosivo situato fra i 200 posti. È interessato al 6. Se è solo interesse, non insisto. Magari si tratta di un pezzo di panino. Sente vari odori, ma anche se non si è seduto, ci torneremo. Fra gli odori dei 200 passeggeri che erano a bordo, compresi quelli di cibo. Bravo! Bolt deve cercare di eliminare quelli non pericolosi. Cerca! Il giorno sta per finire anche a Edmonton. Mentre Bolt è in cerca di bombe su un aereo, nel terminal una ragazza non sa bene cosa ci faccia lì dopo una lite col fidanzato. Sono stata con il suo migliore amico e poi lui ha scritto sul mio profilo. L'avevo bloccato, ma sua sorella è mia amica. Conosco tutta la sua famiglia. Il dirigente di turno Matt Kroibash vuole vedere se questa ragazza abbia bisogno di aiuto. Già. Ciao. Ciao, come va? Bene, sono Matt. Piacere di conoscerti, sì. Sono il responsabile di turno. Volevo capire se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Grazie. Sì, beh, sai, la vita ti dà solo quello che puoi gestire. Quindi ho fatto arrabbiare il mio ex. Ho una sua foto con il dito medio. Oh sì, si stava divertendo. Oh sì, credo di sì. Sai, per ogni azione c'è una reazione uguale e contraria. E si è sentito in dovere di rispondere. Già. Io lavoro più dietro le quinte, ma ogni tanto vado anche dai passeggeri che sembrano avere bisogno di aiuto. Questa donna, secondo me, ha dei problemi con il fidanzato. È come la guerra dei Roses. Dovevamo andare a convivere, ma la casa è intestata a me e a lui non va giù. Sì, sì. Dopo aver litigato con il suo fidanzato ed essere stata lasciata in aeroporto, Sandra non ha ben capito che cosa ci faccia qui. Che s***a. Mi ha mostrato la foto che il ragazzo le ha mandato dopo la rottura. Sì, guarda questa, sì, eccolo. Uno affascinante, vero? È così carino. Ho una sua richiesta di amicizia, davvero. Te l'ha inviata lui? Sì. Non lo so, forse questo è un segno. Ora devo decidere se andare a Palm Springs. Sei in grado di partire oppure... No, non prima di domani. Ho solo il mio iPad con me. Prima ho controllato. Forse domani. Domani in giornata. Voglio una pausa. Ne ho bisogno. Sì, sarà periodo di tasse a fine febbraio e io sono una contabile. Già. Sei una contabile? Già. Però... Sì, e sarebbe perfetto partire prima dell'inizio di quel periodo. Sì, certo. E fare una sì, pausa. Sì, in vacanza prima esatto. Che ricominci il lavoro. Poi sarò bello. Stressata. Sono una testa calda e ho una settimana per calmarmi, rimettermi in riga, viaggiare e tornare con un aspetto più fresco. Ho persino il passaporto.
Che coincidenza, davvero? Già, c'è il mio dentista a Palm Springs. Beh, se andassi a Palm Springs non ci andrei solo per vedere il dentista, però... Lavora per Lenny Kravitz, l'ho appena chiamato, dice che ha comprato una montagna, assurdo! Che ci farà? Comunque è molto creativo, ci farà una cava? Sta sostenendo, beh, una specie di subappaltatore. Sembra Kevin Costner. Sarà bello rilassarsi sulla spiaggia e oziare, ne ho bisogno. L'importante è continuare a sorridere. Se sono ancora sulla terra, in fondo è un buongiorno. Questo è quanto. Spero che vada tutto bene. Se grazie. Hai ancora bisogno, bene. Chiama l'ufficio e cercheremo di aiutarti. Sì, ma certo, grazie. Perfetto. Alla fine, Sandra ha deciso di chiedere a sua madre di passarla a prendere. Spero che risolva i suoi problemi. Io... Il cane antibomba Bolt e il suo padrone Joel stanno facendo l'ultimo test sul Boeing 737. Cerca! Gli esplosivi sono stati nascosti in tre zone del velivolo: nella cabina anteriore, nella cucina di bordo e in una cappelliera. Fino ad ora Bolt ha trovato l'esplosivo nella cabina e nella cucina. Vedete? Quello è esplosivo al plastico. Se Bolt scoverà anche l'ultimo nascondiglio, sia lui che il padrone Joel continueranno a lavorare all'aeroporto di Edmonton. Cerca! Ma se dovesse fallire, sia lui che il padrone saranno rispediti all'addestramento. Indietro! Indietro! Gli abbiamo insegnato a infilarsi e tornare indietro. Ai cani non piace indietreggiare. Indietro! Controlla ogni sedile, anche sotto e dietro. Bolt sta avendo difficoltà nel trovare l'ultimo esplosivo. Potrebbe metterci anche un'ora. Joel si sta innervosendo. Facciamo un lato alla volta, prima uno, poi l'altro. Bravissimo. Il suo fiuto è impeccabile. Sente che c'è un esplosivo nascosto quassù. Vedete? È tornato indietro fino alla fila 16. Bravissimo! Sei un bravo cane. Mentre cercava tra le file, ha fiutato l'esplosivo nella cappelliera. Ottimo lavoro. Che bravo! Sono contento. È stato bravo. Sono orgoglioso. Ha trovato l'esplosivo in cucina senza il mio aiuto. E mi ha indicato quello nella cappelliera. Non c'è niente di artificiale che non possa trovare. Se c'è un ordigno, ci affidiamo al fiuto di cani come lui. In un'era così tecnologica usiamo ancora gli animali. Mi affido a lui per tenere al sicuro le persone. Quindi io guido il camion e lui fa il resto. Siamo molto amici. Abbiamo fatto dei piccoli viaggi fuori città. Sì, ci siamo divertiti. Comunque, grazie, ciao. È un bellissimo aeroporto.